già stato scritto nell'allegato, noi abbiamo chiesto il Conferenza da Capigruppo, avviare una discussione, quindi chiamiamo una discussione su tutti gli enti di fuori bilancio. La votazione invece verrà poi fatta singolarmente per ogni debito. Quindi il Consiglio adesso per prendere la parola per discutere i singoli dati, aprendo così la discussione. Al termine della quale discussione si procederà alla votazione singola dei debiti e con la conclusiva della quale noi prenderemo atto della votazione che è stata effettuata. Sempre, diciamo, ai fini della correttezza e tanto quindi anche per consigliere Luce, la prego. Anche ai fini, diciamo, di un vademecum di chi dovrà poi procedere al voto, io passo alla lettura dell'articolo 68 del testo unico secondo comma, dove è in condizione giuridica. Gli amministratori, perdonatemi, è una cosa importante, vi prego di stare attenti. Gli amministratori di quell'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere atto alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o figli, sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali gli atti urbanistici, se non i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'individuazione specifici interessi dell'amministratore di parenti o figli fino al quarto grado. Leggo questa norma sempre come forma di tutela e garanzia nei confronti dei consiglieri comunali, facendo altresì presente che, ai fini di una eventuale responsabilità contabile, anche la presenza